buongiorno. Cominciamo questa giornata di conferenze con la conferenza stampa dedicata a un film in competizione, Torino 37. Il film è un'opera prima basca che si chiama Eloio, e qui accanto a me a destra abbiamo il regista Galder Gazelu. Gaztelu, non imparerò mai. E alla mia estrema destra la costumista e scenografa Azeghigne Urigoglia. Bene. Allora, il film ha avuto la prima ieri sera con, devo dire, un entusiasmo da parte del pubblico prevalentemente giovane, questo mi fa molto piacere, contagioso. Era da tanto che non vedevo una partecipazione così straordinaria, e questo mi fa piacere, quindi vuol dire che c'è ancora speranza, insomma. E vorrei cominciare, sapete come funziona, se avete domande fatevi vedere, io mi interrompo immediatamente. Vorrei subito fare una domanda a tutte e due, sia alla regista che alla costumista, perché ieri sera se ne è parlato un po' poco durante il Q&A, era tardi e quindi insomma molte cose avrei voluto chiedere ieri sera, ma le davo in programma oggi. Vorrei chiedere a tutte e due, non so se molti di voi hanno visto il film, quali sono, perché secondo me ce ne sono tante dentro, quali sono le ispirazioni che del film, sia da parte del regista, sia in termini di costruzione della scenografia per la costumista e scenografa. Quali sono le ispirazioni? In che nos basamos para... Pago yo lento, si quieres. Bueno, ella es la diseñadora de producción y estilista de la película, y bueno, cuando yo hablé con ella por primera vez, nuestra idea era ponernos en la piel del arquitecto o de las personas que construyeron esta construcción, este hoyo, ¿no? La idea de la que partíamos es que tenía que ser una construcción eficiente, barata, indestructible, inexpugnable y que bueno, que mantuviera a los reclusos completamente aislados del resto de lo que sea que exista fuera. Sí, poi vi dirà quello che... E poi parlerà anche Azeghigne, che è la scenografa, appunto costumista, stilista, diciamo così, del film. L'idea alla base era inizialmente, per entrambi, per tutti noi, quella di entrare nella pelle proprio degli architetti o dell'architetto, o comunque di coloro che avevano progettato e costruito la struttura. E cercando di capire al contempo, sulla base naturalmente del budget a disposizione, come costruire la stessa struttura in modo efficiente, una struttura che fosse efficiente, efficace, indistruttibile, inespugnabile e al contempo naturalmente economica. E questo è quello che abbiamo fatto, cercando di capire esattamente come approcciare la cosa sulla base del budget limitatissimo que avevamos. Sí. Vale. Partiendo de ponernos en la piel del arquitecto que diseñaría este espacio, esta especie de cárcel o presidio, pues nos pedía un poco que fueran también unas líneas simples, una especie de arquitectura con un punto racionalista también, en la que todo fuera como muy básico y solo hubiera lo estrictamente necesario. También eso nos llevó a la decisión del material, que es el cemento, que es un material muy, muy simple, barato, económico y también muy duro, indestructible. Luego también todo el mobiliario que estaría dentro de ese cubículo o de esa celda también tendría que formar parte casi de la estructura, ¿no? Por eso todo está hecho con cemento, tanto el lavabo, el baño, lo que es la cama. Y luego también el centro, que sería lo que es la plataforma, también sería del mismo material. E quindi quello che abbiamo cercato di fare, per cui mi riallaccio a quello che è stato appena detto, quando ci siamo messi nella pelle dell'architetto che doveva progettare questa specie, chiamiamolo carcere, insomma,
Questa struttura, quello che abbiamo cercato di fare è studiare materiali e un approccio che fosse quasi minimalista, possiamo dire, cioè tutto doveva essere funzionale, indistruttibile, ma molto semplice, lineare, basilare. E quindi abbiamo, anche per la ricerca del materiale, abbiamo scelto il cemento, che è effettivamente forte, indistruttibile e anche economico. E non solo la struttura, cioè il palazzo, insomma l'edificio è costruito in cemento, ma anche tutta la parte di mobili, diciamo così, tutto quello che c'è all'interno delle celle di ogni singolo piano, che possono, e non solo questo, anche tutto quello che riguarda, tutto quello che è presente nelle celle, quindi il letto, il lavabo, la toilette, eccetera, eccetera, è tutto fatto in cemento, tutto nello stesso materiale, perché doveva sembrare tutt'uno con questa struttura, luogo non luogo. Ho visto subito una domanda lì. Ciao, io avevo un paio di domande. La prima è più una battuta. Volevo chiedere quanto avete speso di catering per il film. E poi volevo chiedere, dato che nel film niente sembra casuale, tutto sembra abbia dei riferimenti e comunque dei richiami dietro, volevo chiedervi di parlare di due cose che sembrano secondarie, però non sono. Cioè, uno, i cibi, l'allestimento di questi cibi sulla piattaforma. Quindi perché le lumache, perché la panna cotta, perché quelle scelte di cibo? E l'altro sui numeri dei piani, se c'è un significato dietro, perché 6, perché 48, perché 178, non ricordo più bene i numeri, però perché quei numeri sono stati scelti? Grazie. Si quieres hablo yo de los pisos y luego tú hablas de la comida. Yo hablo de los pisos y ella habla de la comida. Yo parlo dei piani e lei parla di tutta la parte relativa al catering. Y yo diré algo también de la comida. Ma anch'io, poi ho qualcosa da aggiungere per quanto riguarda il cibo. Bueno, a ver, todo en la película está muy, muy pensado. Fuimos al rodaje con un plan de rodaje muy, muy preciso, con un storyboard que estaba todo muy, muy dibujado. La película tiene este aspecto casual y muy natural, muy naturalista, de cinema verité, pero está todo muy, muy pensado. Era una de las cosas que yo siempre tuve en mente, que para aprovechar cada céntimo del presupuesto que teníamos, teníamos que ir con las ideas muy claras. Y para esto preparé un documento con todo el shooting y con todo el storyboard, y con las plantas en las que dibujaba los movimientos de cámara y los movimientos de los personajes, que tenía 1000 páginas este documento, ¿vale? Per quanto riguarda l'approccio, diciamo, utilizzato per la regia, è stato, chiaramente il film è stato pianificato fino all'ultimo dettaglio. Per 2 anni, diciamo, abbiamo lavorato sviluppando un documento praticamente talmente dettagliato, con tutti anche i movimenti di camera, con tutti i movimenti dei personaggi piano per piano, di circa, con tutto quello che erano la scheda, diciamo, tutte le riprese che dovevano essere fatte, eccetera, di circa 1000 pagine, e tutte le varie fasi sono state preparate in dettaglio. Avevamo uno storyboard che era perfetto al millimetro, nel senso tutto è stato estremamente preparato, anche se ovviamente, che lo so che l'aspetto esterno, l'impatto che si ha è quello di un qualcosa che è naturale, è molto al tipo cinema verité, in realtà dietro c'è una preparazione effettivamente maniacale. E questo perché sono del parere che, insomma, il budget era limitato, ma dovevamo permettere, a frutto ogni singolo centesimo di quel budget, bisognava che tutto fosse preparato. Y respecto a los niveles, siempre jugamos en la película con que el protagonista o los protagonistas nunca saben cuántos niveles hay. De hecho, es como la vida misma, al final tienes unos objetivos y esos objetivos, según te vas acercando, se van alejando. La razón por la que elegimos el 333 como último nivel es porque así había 666 pobres demonios en el infierno.
E per quanto riguarda i livelli, il numero, diciamo, dei piani e il fatto che siano sconosciuti, insomma, che nessuno, nonostante tutti girino i vari piani, nessuno sappia mai quanti effettivamente siano i livelli, e questo è praticamente lo specchio di quello che succede nella vita, nel senso non hai idea di quello che succederà nella vita, e tutte le volte che tu pianifichi qualche cosa, magari desideri qualche cosa, hai qualche cosa in vista, magari la cosa si allontana e devi ritornare indietro. Cioè, e questo è il movimento, diciamo così, della vita. Poi l'ultimo livello è il 333, perché in realtà c'è proprio un riferimento a quello che è il numero demoniaco, insomma, 666. Y hablamos de la comida, ¿no? Respecto a la comida, en principio empezamos un poco a investigar y a valorar qué cantidad de comida o qué calorías serían necesarias para realmente alimentar a toda esa gente. Entonces eso nos ponía un poco la cantidad de comida que debía haber en la plataforma. Por otro lado, también lo que es la comida que está en esa plataforma es casi lo contrario estéticamente o conceptualmente a lo que es la estructura, ¿no? Si la estructura es como fría, muy de línea recta, racionalista, ¿no? Pues la comida casi es todo lo contrario, ¿no? También hay una preparación como muy manierista, exagerada, de color, de forma, en todo eso. Y luego, pues, bueno, por otra parte, también estuvimos también hacíamos como pruebas para ir viendo, pues, en base al desgaste de la comida, desde los primeros niveles hasta según va bajando, en qué niveles empieza a dejar de haber comida, hasta que queda únicamente vajilla. Entonces, bueno, fue un proceso bastante intenso de estudio y de valoraciones, y también de imaginarnos muchas cosas, ¿no? Y luego también, pues bueno, en el tema de la comida, cuando la plataforma está entera de comida, pues está todo lleno de comida, hay alimentos ficticios, alimentos reales, y luego ya según íbamos bajando de niveles, iba disminuyendo lo que era la cantidad de comida, ahí utilizábamos, pues bueno, todo tipo de recursos, ¿no? Y bueno, de hecho aprendimos a disecar marisco para que nos pudiera durar más tiempo y pudiéramos rodar con ello. Y luego, bueno, también llegábamos incluso a veces cuando quedaban todos los restos de comida, llegar incluso a coger restos del catering, del equipo, y bueno, hemos hecho un poco de todo la comida. Per quanto riguarda il cibo e anche il suo allestimento, è stato uno studio molto complesso e molto attento, molto lungo, perché abbiamo dovuto cercare di capire, rispetto a quello che era la struttura, i passaggi della piattaforma, le probabilità di presenza delle persone, insomma degli occupanti delle varie celle, bisognava capire quale quantità fosse necessaria di piano in piano alle persone e quante calorie, diciamo, che tipologia di calorie dovesse essere fornita alle persone, e in realtà la quantità e la tipologia di cibo che doveva essere presente su quella piattaforma. Che è il suo, dal punto di vista quindi del fabbisogno, diciamo così, dei carcerati, che andava ovviamente diminuendo, nel senso, dall'alto verso il basso, no? Calando la piattaforma, e anche l'allestimento, l'abbiamo studiato, è stato molto complesso, perché doveva essere in chiarissimo contrasto con quello che era in realtà l'ambiente in cui la piattaforma si muoveva, questo ambiente, questa struttura assolutamente fredda e grigia, diciamo, uniforme come apparenza e come palette, diciamo, di colori, mentre e qui abbiamo un allestimento che è praticamente estremamente manierista, pieno di colorato, no? Molto molto ricco, e abbiamo dovuto anche studiare quanto cibo lasciare mano a mano, quanto dovesse essere consumato mano a mano che la piattaforma scendeva verso i livelli, e a che livello, diciamo, si doveva cominciare a soffrire, quali fossero i livelli più bassi e dove dovessero rimanere solo le stoviglie, come dovevano essere rappresentate le stoviglie, eccetera. E quindi è stato estremamente complesso, e soprattutto anche, e poi che tipologia di cibo utilizzare, soprattutto perché su abbiamo utilizzato un misto di cibo reale e cibo finto, diciamo così, ma mano a mano che scendeva la piattaforma abbiamo dovuto anche cercare di capire che cosa dovevamo lasciare, un minimo, e quindi, insomma, abbiamo dovuto utilizzare di tutto, anche i residui del catering, quello che, insomma, che rimaneva alla troupe e cose del genere, quindi è stato molto complesso.
Vorrei che il regista ci spiegasse un po', lo ha già accennato ieri sera, a dire la verità, però è una cosa credo fondamentale del film. Se l'avete visto, sapete che questo film è un film evidentemente sul capitalismo, no? Verticale, e sull'egoismo, sull'individualismo che tutto questo comporta. Però l'idea della bambina che sia veramente il messaggio, quindi non la panna cotta, della bambina, quindi non la panna cotta il messaggio, è emblematico, quindi mi pare che insomma si debba ripartire dai più piccoli, dai più innocenti, dai più puri per ricostruire qualcosa e forse ricostruire la realtà e anche capirla meglio per evitare le tragedie, insomma, no? Mi sembra che sia così. Sì, sì, es verdad. La película tiene muchos mensajes. Evidentemente hay una crítica inicial al capitalismo más liberal, porque todas las personas somos muy egoístas y si tenemos un sistema económico que estructura ese egoísmo en capas sociales, el desenlace va a ser muy malo. El reparto de la riqueza es uno de los grandes, bueno, el gran problema yo creo que de nuestro tiempo y lo fue hace 200, 300, 400 años y lo va a seguir siendo en el futuro si no cambiamos las cosas. Il film contiene tantissimi messaggi, diciamo che il messaggio iniziale ovviamente molto ovvio è il fatto che si tratta di una critica fortissima del capitalismo, ma della forma di capitalismo più liberale che approfitta di quello che è l'egoismo insito in tutte le persone, strutturandolo, dando una struttura a questo egoismo, e questo è una cosa negativissima, ovviamente. E quindi il vero problema in realtà è quello che è sempre esistito, nel senso 200, 300, 400 anni fa, ecco, incominciato ad esistere, è quella che è la distribuzione della ricchezza totalmente non equa. Sì. También en la película hay una crítica evidentemente a otros sistemas económicos y políticos, por ejemplo al socialismo. Cuando al final ellos intentan imponer el reparto de esta riqueza por la violencia, acaban matando a la mitad de las personas que quieren ayudar. E poi c'è naturalmente una critica anche ad altre, diciamo, altri sistemi sociopolitici e altri approcci tipo il socialismo, nel senso che alla fine, nella parte finale del film, quando si cerca di distribuire più equamente, diciamo così, la ricchezza, in realtà viene imposta, è una scelta che viene imposta alle persone e attraverso la violenza, per cui l'imposizione di una redistribuzione della ricchezza porta a ammazzare più gente nella struttura di quanto la struttura stessa ne ammazzasse. Entonces, la conclusión: los sistemas políticos son muy importantes, pero lo más importante es nuestra conciencia colectiva y el egoísmo en el que vivimos todos. Ningún sistema político ni económico va a funcionar si al final no cambiamos nuestra forma de ser, si no dejamos de ser egoístas y si no intentamos ayudar más a los demás, a tu pareja, a tu familia, a tu vecino, al africano, al que sea. In conclusione, diciamo, quello che è il messaggio finale, diciamo, principale del film è che ovviamente i sistemi politici sono necessari, è necessario avere un sistema politico, però è necessario che il tutto venga coniugato a una coscienza collettiva che superi l'egoismo individuale degli individui. E quindi quello che è necessario fare è modificare il nostro modo di essere. Se non modifichiamo il nostro modo di essere, cerchiamo di aiutare di più il prossimo, qualunque esso sia, che possa essere membro della nostra famiglia, nostro sposo, nostra sposa, può essere il vicino, può essere il rifugiato, l'Africa, qualsiasi il prossimo, allora non riusciremo a cambiare niente. Y ya hilando con la pregunta final de qué simboliza esa niña,
Evidentemente hay la gran victoria de la película es que Goren, el protagonista, al final toma partido en lo importante de esta vida, que es ser generoso con el prójimo, y él por fin hace lo que tiene que hacer. Esa es la gran victoria de la película. E la grande, diciamo, successo, vittoria proprio del film, alla fine, per parlare di quello, del significato della bambina, e che alla fine del film Goreng, il protagonista, diciamo, dei protagonisti, prende posizione e alla fine fa proprio con generosità, lui tira fuori la parte di generosità insita in lui e fa ciò che deve fare. Sì, hace lo que tiene que hacer y envía ese mensaje arriba. Y la niña que simboliza, evidentemente es un mensaje feminista y es un mensaje defensora de la inmigración también. E invia e manda il suo messaggio verso l'amministrazione, verso l'altro, nel senso mandando sulla bambina, che chiaramente rappresenta un messaggio femminista e anche di sostegno e difesa dell'immigrazione. Sì, e bueno, ese es el mensaje. Va bene, il tempo è tiranno, grazie Galder, grazie a Zeghigne, e recuperatelo se non l'avete visto, perché ripassa Elogio. Grazie.